Jockey. Lo vorrei molto, voglio diventare un disc jockey da quando avevo 7 anni. Ma che sei, idiota? Fai schifo, io non uso mezzi termini. Tu non diventerai mai un grande disc jockey. Hai una voce pidocchiosa, sei e resterai una vera nullità, ok? L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti. Il fan medio lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Ti voglio dire una cosa, quando uscirà la nuova classifica degli ascolti domani, tu sarai il numero 1. Inizia. Ora. Svalvolati on air. Svalvolati on air. Con DJ Darge, Nello e Siro. Svalvolati on air.
Questo è Svalvolati On Air. Buonasera e bentornati a una nuovissima puntata degli Svalvolati On Air. DJ Darge, DJ Darge, diglielo. Sei tranquillo, adesso diciamo tutto. Diglielo. Che cosa? Diglielo. Che ci sono anch'io. Uela. Siamo tornati di Svalvolati On Air. Ciao Nello. Ciao. Stai bene? Ciao Nello. Ciao Nello, stai bene? Sto bene. Tutto bene? Oh raga, stasera sono carico. Ce l'ho addosso stasera. Di solito ce l'hai dentro. Scusami. Tutto a posto ragazzi? Sì, tutto dai, bene? Tutto bene. Ok, DJ Darge, Nello. Purtroppo abbiamo anche Massimo questa sera. Ma perché ti devo sparare come al solito? No, tranquillo. Ti sparo? No. Ti sparo. Non mi sparare. Non mi sparare. Chiamo un amico che lo fa. Non mi sparare. Solo questo tu puoi dire stasera, ricordatelo, ricordatelo. Ok, va bene. Comincia una nuova puntata degli Svalvolati On Air, signori, signori. Prendilo posto, venghino, tutti c'è posto. Tutti in piedi sul divano? Tutti, tutti in piedi sul divano. Ma perché è così carico questo? No, ragazzi, non lo so. Mai sentito in questa maniera. Stasera, ragazzi, c'ho addosso una roba che... Salutiamo anche l'uomo gatto. Ciao, sempre uomo che gatto. Ci segue. Ah, mi raccomando, Emis, ciao No, oh, raga, Emis, per piacere Emis, no, mollalo. Mollalo Emis. Dopo lo salutiamo. Che bella quella felpa, quanto l'hai pagata? Perché? Quanto l'hai pagata? No, allora ragazzi, stasera Antonello su una felpa bellissima. Quanto l'hai pagata quella felpa? Che ha da 10 anni. Infatti, 20 euro. Sembrava l'avessi pagata 150 euro. Va bene, perfetto, andiamo avanti. Allora, praticamente... Le grandi notizie questa di sera, questa puntata. Questa sera, allora, praticamente questa sera abbiamo tante cose da farvi sentire. Parleremo di tante cose... Perché abbiamo anche tante cose da farvi vedere. No, perché? Perché? Ricordalo perché. Perché se venite sul nostro canale di YouTube potete vedere tutto questo. Quello che riguarda il mondo Svalvolati On Air, cliccando Svalvolati On Air su YouTube. Bravo. E se volete mettervi in contatto con noi? Ma è ancora più facile, ragazzi. Ragazzi, venite su Facebook, iscrivete Svalvolati On Air, mettete mi piace e il gioco è bello che è fatto. E se vogliono contattare Massimo? Cazzi loro, adesso non numero... parli. Non lo so. Venite sempre sulla pagina di Facebook e ci fate la richiesta scritta. Per Massimo. Insulto per Massimo. Insulto per Massimo. Guarda che sarebbero tutte foto mare. Massimo, solo questo. Solo questo stasera puoi dire, solo questo. Questa sera io ti perseguiterò. Ti perseguiterò. Devi smettere. Te lo giuro che ti perseguito. Ma chi è, tra l'altro? Ma sai che non lo so, davvero non l'ho ancora capito. Però beh, questa sera Antonello riparte il nostro Geo Challenge. Riparte il Geo Challenge, il gioco più bello del mondo, e sta a voi scoprire in che parte del mondo si trova il nostro ciancio Quacqueroni. Parola quindi... di Roberto Carlino. Siamo sicuri che basta, siamolo, cioè, Roberto. Roberto. E se indovinate dove grazie si trova il nostro ciancio, io ti voglio bene. Che cosa vince? Si vincono tanti premi e cotillon, mio caro DJ Darge. Cotillon anche sì, distribuiamo. Sì, sì, anche cazzotti. A gratis, popcorn e cotillon. E bibite. Comunque basta rispondere, secondo voi qual è la città dove si trova il nostro ciancio Quacqueroni, potete ricevere tanti gadget e anche una bella busta piena di schiaffi a casa direttamente. No, allora, che... possono mandarla loro una busta piena di schiaffi per DJ Darge. No, mi dispiace. O in caso allegate, date tanti schiaffi a DJ Darge e poi ci provvederemo noi. Ti stai comportando male, Massimo, Nello, chiamate Nello della sicurezza. E qua perché? Sono qua. Chiamiamo Nello della sicurezza subito, pronti via. Niente, abbiamo tante cose da farvi sentire. Tra l'altro, ad Alberto, l'uomo che noi paghiamo somme stratosferiche. Arriva sempre in ritardo. Dov'è? Ma io lo licenzierei questo. Dov'è? Arriverà. Bravo. Questa sera il tuo compito è licenziare ad Alberto. No, non posso. Ok, senza farglielo capire, tra l'altro. No. Scusami, ma se non glielo fai capire si ripresenta qui. Ma no, settimana perché, prossima. Allora, se non glielo faccio capire, lui continua a produrre le cose. Sì. Quindi ci manda il materiale. Poi dice, ma no, guarda che oggi non andiamo in onda. No, lascia stare. Ma lui continua a fare. Lui continua a produrre e noi mandiamo. Scenette all'infinito, ma che non vanno in onda. Ma lui non lo sa. Perfetto. Le stocchiamo tutte, gli diciamo. Stai già parlando troppo, lo senti il segnale acustico. Lo senti il segnale acustico. Tanto stasera, Antonello, abbiamo tanta gente in studio. È molto lo studio. Sì. Stavo per chiedere, abbiamo dei croccantini lì dietro? Perché? Abbiamo qua una coppia, abbiamo qui una ragazza, abbiamo qui anche un cagnolino. Quindi poi man mano vi faremo conoscere un po' tutti. Bravo, bravo. Ma che te... C'è anche gli occhiali il cagnolino, sì, perché non ci non vede ci bene. Tutta la fame, per quello. Bene, bene. Noi invece partiamo subito con il primo disco bomba che ho preparato apposta per te, Antonello. Ah, sì? Lo senti come sale il momento paraíso? Il momento paraíso lo senti come... Che cosa mi guardi, cane? Che cosa c'è? Dancing lazy the evening breeze, a golden sun behind the trees, a world for you
10-18, quanto fa? Svalvolazione. È stato bellissimo. Pompala sta stalla. Wow. Funky. Svalvolati on air. 118. Come ti permetti? Svalvolati on air. 118. Svalvolati on air. Bentornati con gli Svalvolati on air. DJ Darge, io stasera in ottima forma. Sono dire in Massimo. Forma smagliante stasera. Sei smagliato. Sono sbagliato come il Negroni. Sbagliato. Mamma, io stasera non so se ce la faccio a fare tutta la puntata, eh. Antonello, perché sei spento? Ti vedo spento. No, perché tu stai rompendo. Cioè, no. Sei partito troppo carico, io bilancio. Scusami, capisci? scusami. Sarà l'aria del Natale, questo inizio. L'aria di Jingle Bells che ti che frulla per la testa. Oppure può essere che hai bevuto troppo caffè. Hai detto caffè! Hai detto caffè! È l'argomento di stasera, ma come veramente? Hai fatto? Ma come hai fatto? Ma sei bravissimo! E a volte sai che mi stupisco di me stesso. Ragazzi, io voterei il premio Cuffie d'Oro 2016 già assegnato a Nello. Fai cioè, schifo! Lascialo! Lascialo stare. Comunque, questa sera parleremo del caffè, delle sue proprietà, delle sue leggende, di tanti motivi per berlo e per non berlo. Oh, ma hai notato che è la prima volta che ho una maglietta decente? No, sì. Raga, questa maglietta ce l'ho da anni. Ha solo quella maglietta decente. Non è diverso.